Allora, Totò Lipari è un intervistatore d'eccezione, con di fianco una persona che ascolta e può intervenire quando vuole. Quando vuole. Allora, la parola a Vittorio Grandinetti. Totò, raccontaci la tua esperienza giornaliera, dai. Giornaliera, dico che è stato un ottimo slalom, il tempo ha fatto un po' di capricci, però poi all'ultimo ha tenuto. E sono contento che siete arrivati, siete venuti un sacco di piloti. Regione e fuori regione, è la cosa più bella questa per noi. Siamo riusciti a portare la Coppa Italia e il trofeo zona sud. Piano piano cerchiamo di mirare più in alto, è inutile che diciamo quello che vogliamo fare, però perché a volte quando tu le cose cerchi di farle meglio, poi ti escono male. Allora, io vedo Totò un po' emozionato perché è la sua gara e ci sono degli amici vicini. Salutiamo Filippo che si è aggiunto anche a noi. Grazie, ecco. Totò! Grazie Filippo. Allora, stavi dicendo, vogliamo arrivare a traguardi importanti per lo slalom di Oppido. Sì, sì. Se vuole Dio l'anno prossimo forse riusciremo a fare qualcosa in più, tanto ci verrà tutto l'asfalto nuovo, fino a sopra, quindi ancora si allunga di più. Abbiamo deciso di allungare qualche altro chilometro lo slalom. Bene, intanto vedo che si è intrufolato anche un altro. Chi vuole venghi? Chi vuole... Anche perché? Anche perché in casa è un certo Totò Lipari che vince il gruppo S2. Forza Totò! Fermatevi qua, che anche per Totò Lipari qua vorrei un grande applauso. Gli consegniamo la coppa di classe.
classe. Il gruppo vince il gruppo RS. Guardate! Gruppo S. Non ce la faccio più, non, se non ci foste voi. Non ero preparato per questa premiazione.